Ben trovati l'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento un solo tema, un tema corposo. Ecco qua, lo vediamo insieme, ha fatto discutere molto anche l'Aula e soprattutto c'è stata la presenza del Presidente Giani, si parla del rigassificatore di Piombino. Il Governo così è chiamato a fornire dettagli prima di decidere, grazie appunto a una proposta di risoluzione. Dobbiamo anche ricordare che il Consiglio regionale di mercoledì 29 giugno si è aperto con un minuto di silenzio e con l'ascolto del fischio del treno in ricordo della strage di Viareggio. Ma il tema focale di questo nostro appuntamento arriva dopo il lungo dibattito sulla comunicazione della Giunta in merito all'ipotesi di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino e alla situazione relativa all'infrastrutturazione, alle bonifiche e alla reindustrializzazione dell'area siderurgica. L'Aula quindi ha votato a maggioranza la proposta di risoluzione del Partito Democratico con 22 voti a favore, 12 astenuti e un voto contrario, quello del portavoce dell'opposizione Marco Landi. Difatti il gruppo del Partito Democratico non giudica adeguate le modalità adottate dal governo riguardo alla decisione di individuare senza la minima concertazione istituzionale proprio quel territorio come sede di uno dei nuovi rigassificatori proposti dall'esecutivo nazionale. Da qui una proposta di risoluzione che impegni proprio il Presidente della Giunta regionale a attivarsi tempestivamente assieme alle istituzioni locali al fine di definire quello che è un progetto complessivo per il rilancio del territorio di Piombino, da sottoporre poi al governo che tenga insieme rigenerazione, produttività, risanamento ambientale e infrastrutture. Ascoltiamo proprio e partiamo dal nostro resoconto dalle parole di Eugenio Giani, non come presidente della Regione Toscana in questo caso, perché in aula appunto ha parlato, ha espresso anche quelli che sono i 10 punti, ma lo ascoltiamo proprio come commissario straordinario proprio del rigassificatore di Piombino. Sia chiaro che finora vengono fuori le questioni poste solo da un punto di vista tecnico di lettura delle norme. Poi non a caso io sono commissario e le norme le leggo ma le interpreto e come commissario io mi sento garante dei cittadini. Quindi può passare tutto il tempo che vuole ma finché io non ho assicurate le condizioni di sicurezza, di impatto ambientale e di rispetto della salute dei cittadini nella città e nel porto di Piombino, io non firmo niente. Quindi è indubbio che i cittadini si devono sentire garantiti del fatto che se il commissario è il presidente della regione in Toscana per Piombino, come in Emilia Romagna è il presidente della regione Bonaccini per Ravenna, è perché io voglio che tutti gli enti preposti e tutte le condizioni per assicurare sicurezza e impatto ambientale debbano essere garantiti. Possono esserci tutte le normative che si vuole, ma l'obiettivo delle norme è sempre uno, la salute e la sicurezza dei cittadini. Quindi niente può transigere dal fatto di avere tutte le condizioni perché venga assicurato questo. Secondo elemento, io ritengo che Piombino debba avere diciamo una prospettiva nella logica e nella strategia del governo nazionale che ha deciso il posizionamento nel porto Piombino della nave di rigassificazione, tenendo conto di tutte quelle che sono state le esigenze che non sono state concretizzate in questi anni. Quindi ho fatto un memorandum che è un decalogo con 10 punti e che prevede una serie di adempimenti su cui io voglio diciamo così, una disponibilità e soprattutto una concretezza da parte del governo sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture stradali che consentano di evitare il traffico che va verso il porto nella città, sul piano della nuova visione del promontorio e quindi sulla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, eolica, fotovoltaica, ma anche di realizzazione di un distretto per la produzione di idrogeno. E poi il rilancio della siderurgia con forno elettrico, non certo con l'inquinante alto forno, e naturalmente anche il completamento dello stesso porto.
che finora è stato realizzato a spese della Regione, né del Comune né dello Stato, della Regione Toscana, che ci ha messo 150 milioni per realizzare quella banchina dove andare il rigassificatore, e ancora ci sono opere per circa 120 milioni, cioè la seconda banchina e tutta una serie di opere complementari su cui, nel momento in cui si utilizza quel porto, il Governo sicuramente si farà carico di realizzarle. Quindi il memorandum nel decalogo dei 10 punti è per me elemento fondamentale perché possa essere poi dato il via al lavoro di SNAM. Dovremmo ricevere rassicurazioni dal governatore Giani, che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere, perché lui è commissario per realizzare il gassificatore, non è commissario per decidere se fare o no il rigassificatore. Quindi oggi venga a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino, è sicuramente una bella posizione che da governatore della regione toscana è giusto che assuma, e nessuno dubita che da governatore voglia tenere abbia a cuore la città di Piombino. Peccato che da commissario lui non debba decidere, hanno già deciso altri per lui, ha deciso 3 mesi prima il ministro Cingolani senza sentire nessuno né tantomeno il sindaco di Piombino, che quell'opera si farà e si farà lì. Eugenio Giani ha 120 giorni di tempo per fare l'opera, quindi non è che oggi ci può tranquillizzare. Sul decalogo ancora peggio, perché oggi lui legge in aula 10 punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per 3 anni, e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi. Sicuramente non con la città di Piombino, perché il sindaco Ferrari non sa niente e non è a conoscenza di questi 10 punti, sicuramente non con la maggioranza che lo sostiene il Consiglio regionale, che abbiamo ascoltato l'intervento del consigliere Anselmi, che ha fatto 10 anni il sindaco di Piombino, che ha parlato di non aver contribuito alla stesura di questi 10 punti. Quindi sono 10 compensazioni che Eugenio Giani decide possano bastare alla città di Piombino per prendersi in cambio probabilmente un danno ambientale perenne e sicuramente un danno al turismo molto forte, un danno alle itticolture molto forte, che ha deciso non si sa dove e con chi. A noi questo atteggiamento lascia perplessi e preoccupati, perché l'opera andrà avanti, benché ne dica Giani, l'opera porterà delle compensazioni non decise dalla città di Piombino, dai piombinesi, ma decise da Giani. E questo modo di vedere è un modo di vedere che cozza un po' con le regole democratiche del gioco, laddove un sindaco, laddove una città, laddove le parti vive della città, i comitati, i sindacati, le associazioni di categoria avrebbero dovuto avere una parte attiva. E se, visto che poi i danneggiati saranno coloro che io leggevo qualche giorno fa su un articolo di giornale in cui venivano intervistati i pescatori al porto di Piombino, pescatori che erano lì a lavorare. E dicevano, dopo anni finalmente sta arrivando un po' di turismo sano nei ristoranti di Piombino, che per noi è indotto, che per noi è lavoro. Loro pagheranno avere 3 anni una nave rigassificatrice ancorata nel porto di Piombino. Le compensazioni decide Giani in un ufficio, non si sa con chi o consultandosi con chi. Questo è un atteggiamento che non ci piace. Il presidente Giani si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia, che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera, che dovrebbe essere ricompensata, a quanto ci riporta il presidente in questa comunicazione, della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatto e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta, di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum, che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino, con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come SNAM, ma ci deve dare il governo e le istituzioni. L'interesse nazionale che riguarda Piombino è prima di tutto quello di rilanciare la siderurgia e di ridare occupazione, è quello
di portare avanti le bonifiche, di infrastrutturare meglio il porto sia dal punto di vista della viabilità sia dal punto di vista ferroviario. Queste sono le priorità che con la nostra risoluzione noi abbiamo posto al governo e come contributo al presidente Giani, che è anche il commissario per la realizzazione eventuale del rigassificatore. Per quanto riguarda quest'ultimo, ci sono delle precondizioni che devono essere prodotte, vale a dire garanzie per quanto riguarda la sicurezza dell'eventuale presenza della nave metaniera nell'ambito del porto, la certezza per quanto riguarda l'operatività del porto in tutte le sue funzioni, ma soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con l'isola d'Elba. Garanzie per quanto riguarda la parte ambientale delle acque e proprio in relazione anche agli allevamenti ittici che lì sono presenti. E poi i tempi certi di un'eventuale presenza della nave in porto. Tutto questo deve essere chiarito e ci devono essere delle rassicurazioni che non possono essere eluse pur in presenza dell'interesse nazionale. Questo noi lo chiediamo con forza e la nostra voce vuole essere un supporto a tutti quelli che lavoreranno su questa questione, ma devono essere portati avanti con una forte attenzione, con una concertazione con il territorio, cosa che fino ad oggi il governo si è dimenticato di fare. Noi dobbiamo proseguire nell'azione di diversificazione dell'approvvigionamento energetico per quanto riguarda l'Europa. Lo dobbiamo fare dando il nostro contributo come Regione Toscana, come Italia. Piombino è stata scelta dal governo e sta dentro le logiche degli interventi di carattere europeo. Riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana, non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità, ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio, quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia indipendente dall'approvvigionamento russo. Questo è un elemento di grande importanza del fabbisogno nazionale. Un intervento similare si è già sviluppato tra Piombino e Livorno. È evidente che siamo nella costa toscana, è evidente che c'è quello che per noi è una delle priorità, la grande attenzione di carattere ambientale, lo sviluppo turistico, le questioni della pesca, tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto ovviamente dell'ambiente, rispetto alla sicurezza del lavoro, ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza. Io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi. Questa deve essere una scelta importante. Quindi vantaggi per le imprese, vantaggi per i cittadini, opportunità per la Toscana. L'idea di andare avanti, di fare riforme, di fare investimenti, di andare e di credere in forme alternative di approvvigionamento energetico deve essere una risposta di autorevolezza che dà forza al nostro governatore. A me fa piacere che Italia Viva, sotto la mia firma, abbia presentato una risoluzione importante, condivisa anche dal collega Sguanci, che dà sostegno al presidente Gianni e come forza di maggioranza siamo stati la prima e l'unica a dare questo sostegno al presidente Gianni. Noi siamo abituati alle novelle del presidente Gianni, noi però guardiamo i documenti. Per il rilascio dell'autorizzazione alla nave rigassificatrice di Livorno sono stati impiegati 14 anni, un grande numero di tecnici hanno dovuto valutare tutte le criticità e tutti gli aspetti. Io non capisco come lui possa essere così ottimista e soprattutto essere così sicuro riguardo anche alla sicurezza, perché mettere a repentaglio la sicurezza di un'intera città, che diventerebbe non solo zona di interdizione, perché se si proiettano sulla città di Piombino le zone di interdizione previste sulla nave ancorata a 12 miglia da Livorno, si crea una zona di interdizione molto vasta e non riesco a capire come faccia a eludere lui queste
zone di sicurezza. Tra l'altro, se anche le elude il governo nazionale, ci sono delle norme internazionali di sicurezza riguardo alle navi rigassificatrici che non possono essere eluse. Quindi questa è una cosa inconcepibile, assolutamente da non fare. La città di Piombino ha già pagato in termini ambientali un prezzo altissimo, stiamo bloccando non solo lo sviluppo economico della città di Piombino, che attende le bonifiche da decenni, ma mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città e soprattutto la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco armato o di attacco militare da parte della Russia. Che se fosse sganciato un missile su quel porto con la nave rigassificatrice creerebbe una devastazione di proporzioni epocali. Ecco, io come non si faccia a considerare tutto questo lo trovo un enigma. Un tema unico in questo nostro appuntamento che si conclude, voglio ricordarvi anche per tutti gli aggiornamenti e le informazioni che c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.